Iniziamo la parte scientifica della mattina. Abbiamo quattro relatori, il dottor Iacomini, la dottoressa Fontana, il dottor D'Angelo e il dottor Ercolini. Il primo contributo è il dottor Carlo Iacomini, National Reference Center per la Biodiversità del Suolo nella Rete Europea di Osservazione e Informazione Ambientale. Grazie Teodoro, sarò velocissimo perché cominciamo praticamente nell'orario in cui avrei dovuto concludere la mia relazione, quindi immagino già quanto dovremo correre. Volevo solo puntualizzare, io lavoro all'ISPRA, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e sono responsabile del settore bioindicatori ed ecotossicologia. Il motivo di aver citato il mio ruolo come centro di riferimento nazionale per la biodiversità del suolo è perché appunto fondamentalmente negli ultimi anni mi sto occupando principalmente di questa attività, che è un'attività cardine tra appunto l'impegno sulla diversità biologica e le necessità che ci sono nel paese. Perché intanto voglio ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a fare questa relazione. Parlerò molto velocemente, cercando di non seguire tutte le diapositive, per cui che vi rimarranno comunque agli atti del convegno. Cerco di riportare l'argomento su quanto l'ambiente ci può aiutare ad evitare quelli che sono i problemi relativi alla salute anche umana. In quanto l'uomo è l'elemento più vulnerabile della natura, essendo non solo all'apice delle catene alimentari, ma anche appunto in balia di una specie di delirio di onnipotenza, ci si sostituisce alle forze della natura pensando di poterle sostituire in tutto e per tutto, e spesso si finisce male. Appunto, se pensiamo a quelle che sono le recenti follie, tipo i conflitti o l'uso delle armi nucleari, questa è una foto di un'esplosione atomica, 3 milionesimi di secondo dopo l'esplosione, fatto da Edgerton, che è un fotografo famoso che a me piace però più per la fotografia naturalistica. Ci troviamo veramente in un momento in cui dobbiamo cercare di andare al di là di quelli che sono i rischi che attraversiamo. Perché? Perché nella storia della vita periodicamente ci sono state delle calamità che per motivi naturali o per l'impatto di un asteroide o quant'altro hanno visto l'estinzione di una porzione enorme di specie. E ricercatori si stanno aspettando appunto che questo periodo, che è cominciato con l'antropocene, cosiddetto l'olocene, secondo altri studiosi, sia praticamente un periodo che sta dando modo alla natura per estinguere una gran parte delle proprie specie. E quindi c'è una necessità di porre un attimino un freno a questi tassi di estinzioni e cercare di guardare quelle che sono le necessità proprio del pianeta. Ora io farò vedere alcune mappe in cui si vede appunto la crescita della popolazione, la malnutrizione e lo stress idrico. Come avete visto, i colori sono sempre gli stessi. Abbiamo un atteggiamento così molto superficiale che io ci tenevo a sottolineare. Quando Al Gore e l'IPCC ha vinto il Nobel per la pace, ha posto gli occhi del mondo sui gas serra, dimenticando che ci sono altre forme di inquinamento che sono assai peggiori, anche se appunto il nostro utilizzo dell'energia ci porta ad avere questo paradosso per cui la società attuale consuma più energia per raffreddarsi l'estate che per riscaldarsi l'inverno, per cui cerchiamo magari di spegnere qualche luce e di fare maggiore attenzione. La IUCN, che è il Centro Mondiale per la Conservazione della Natura, produce queste liste rosse e recentemente ha fatto un'analisi delle specie minacciate.
Ne è venuto fuori appunto una enorme preoccupazione, perché ai diversi gradi, le diverse categorie di minaccia per queste specie sono stati allargati sempre di più a specie che all'inizio sembravano non essere soggette a questo tipo di problema. In realtà appunto c'è un forte bisogno di invertire questa tendenza, e anche sui social network si trovano appunto centri di coordinamento delle varie proposte, ed è in questo contesto che io pongo anche alla comunità dei biologi italiani la necessità di uscire fuori un po' dal guscio e di rendersi partecipi di questi processi. A livello mondiale l'anno scorso era l'anno internazionale della biodiversità, e appunto era stata organizzata tutta una serie di manifestazioni. È stato anche l'anno che ci ha visto finalmente produrre la strategia nazionale per la biodiversità. Ho portato alcune copie di questa sintesi della strategia nazionale che mi hanno dato al Ministero. Quelli che non l'hanno potuta avere possono farne richiesta, che ne abbiamo diverse copie poi da spedire eventualmente. E appunto, perché la strategia? Perché bisogna fermare, cioè l'obiettivo del countdown 2010 era proprio quello di arrivare al 2010 fermando questa perdita di biodiversità, e la perdita soprattutto dei servizi ecosistemici che questa biodiversità fornisce in maniera silente, senza che nessuno paghi per ottenerli. Non essendo arrivato a compimento questo obiettivo, le Nazioni Unite hanno deciso di trasformare il decennio 2011-2020 il decennio delle Nazioni Unite per la biodiversità. Quindi diciamo che i prossimi 10 anni saranno quelli in cui il nostro pianeta decide se ha una sostenibilità oppure se manda tutto in malora. E in questo contesto la 10ª conferenza delle parti della Convenzione della diversità biologica, che si è tenuta nella prefettura di Aichi in Giappone, ha portato tutti i paesi firmatari di questa convenzione a decidere diciamo di concentrare le proprie energie proprio su questa grande attività, che si condensa in un piano strategico per il decennio per ridurre le pressioni sulla biodiversità, e appunto adottare tutte le misure per ripristinare la natura. Il piano è composto da 20 obiettivi divisi in 6 pilastri progettati appunto per affrontare la crisi delle estinzioni e ripristinare il capitale naturale della Terra. Oltretutto è stata confermata il fatto che in presenza di povertà è impossibile conservare la natura, per cui è stato deciso di concordare questo protocollo di accesso e ripartizione dei benefici derivanti dalla biodiversità, in modo che anche le popolazioni più povere, immaginiamo gli indios dell'Amazzonia, ma diciamo abbiamo anche delle esperienze, i pastori sardi sono un esempio eclatante, di persone che in qualche modo vivono a contatto con la natura ma non riescono a sfruttarlo. E poi, visto la situazione economica internazionale, tutti i paesi si sono impegnati a fornire nuove e importanti risorse per dare vita a questi accordi, tramite proprio una strategia per il finanziamento efficace per rendere effettive queste cose. Ovviamente questa visione parte proprio da un mondo che cerca di arrivare al 2050 in armonia con la natura, in una maniera in cui le nostre attività si integrino, come dovrebbe essere, con quelle di tutti gli altri milioni di specie che abitano il pianeta. E appunto è importante che entro il 2020 diamo dei segnali per permettere agli ecosistemi e a tutti gli organismi che li abitano di recuperare le pressioni ambientali e di continuare a fornire appunto i servizi essenziali che altrimenti ci verrebbero a costare
dalle 10 alle 100 volte di più, sempre che riusciamo a sostituirle. Per cui cerchiamo di andare avanti. Io qui ho fatto proprio una carrellata, sarà molto brutale, visti i tempi, non entro nel dettaglio come avrei voluto di tutti questi titoli che ho dato, però ci sono sicuramente delle iniziative che meritano la pena di essere almeno citate. Per esempio questa strategia paneuropea per la diversità biologica e del paesaggio, dove appunto anche recentemente a Ginevra sono state riviste tutte le attività ed è stato deciso che le azioni chiave sono state decise le azioni chiave da prendere nella regione paneuropea, cioè nell'Europa allargata anche alla Siberia e a tutti gli stati del Caucaso, quella che era appunto l'Unione Sovietica di una volta, che in qualche modo economicamente grava più sull'Europa che sull'Asia, per cui in qualche modo sono state decise di allargare le strategie non solo al continente stretto fino agli Urali, ma anche più in là. Dobbiamo tenere presente che appunto la Siberia è la vera frontiera dei cambiamenti climatici, perché se si innalzasse la temperatura e si sciogliesse il permafrost delle immense foreste che stanno nella taiga, si avrebbe una fuoriuscita di metano dal suolo che non avrebbe possibilità di essere compensata in alcuna maniera. Il metano è qualcosa 10 volte più gas serra dell'anidride carbonica, quindi si creerebbe veramente un cataclisma di carattere globale. E quindi sono state prese appunto delle misure per implementare quelli che sono gli accordi ambientali multilaterali per cercare appunto di fronteggiare tutte le questioni relative alla biodiversità. E poi appunto in tutte le problematiche ci si cerca di concentrare su quelle che sono le attività di pianificazione e di governo, che in qualche modo sono quelle che poi vediamo anche sui giornali, anche se nei giornali non si parla esplicitamente di biodiversità, ma noi sappiamo che ogni azione che muove il bilancio dello Stato in qualche modo impatta anche sulle risorse naturali del nostro paese o del nostro continente. Per cui ecco, anche a livello europeo c'è stata la necessità di ripresentare una nuova strategia comunitaria sulla biodiversità ed è stato lanciato una piattaforma internazionale per la biodiversità e i servizi ecosistemici. Questo ha riguardato in particolar modo anche la comunità dei ricercatori. In questo caso ho citato l'Alternet, che è una rete internazionale per le ricerche a lungo termine, che sono quelle che in qualche modo danno maggiore garanzia di non essere dovute a errori di percorso o fluttuazioni casuali del clima o di altre cose, ma di dare diciamo un percorso, una serie storica di dati che permettono anche di costruire migliori scenari per il futuro. E in questo senso appunto vi lascio alcuni link, questo appunto sul baseline sulla biodiversità dell'Unione Europea che ha pubblicato l'Agenzia Europea, che è un rapporto recentissimo ma estremamente dettagliato con tutti gli argomenti, il Technical Report numero 12 del 2010. Poi c'è il sito del TIB, cioè il The Economics of Ecosystems and Biodiversity, l'economia della biodiversità e degli ecosistemi, che è un processo che sta cercando di mettere in relazione proprio l'economia con l'ecologia. E poi appunto altre attività a livello di Commissione Europea, con questo Biodiversity and Business, e poi appunto la stessa rete Alternet che, come leggete nella slide, mette in collegamento quelle che sono le attività di ricerca con quelle di economia.
Quello che adesso tratterò proprio velocissimamente perché meriterebbe un'indagine speciale è il progetto LifeWatch, che è un'infrastruttura distribuita sulla conoscenza della biodiversità in Europa, che si basa su risorse già esistenti, non crea niente di nuovo, ma cerca di fare appunto il melting pot, il punto d'incontro di tutte le ricerche che sono state portate avanti fino adesso, e in qualche modo aggiunge una interoperabilità e una funzionabilità fornendo strumenti di analisi e modellistica. È guidato dal Dipartimento Scienze della Vita del CNR e ci sono coinvolti appunto più o meno quasi tutti le università o perlomeno diversi centri di ricerca. È organizzato appunto in diverse colonne e trasversalmente argomenti tematici e appunto magari chiederò al dottor Martini di poter presentare questa iniziativa anche sulle pagine di Biologi Italiani in futuro. L'Alternet ne ho già parlato, per cui andiamo avanti. Ci sono altre attività appunto a livello paneuropeo ed europeo, le direttive Uccelli ed Habitat e la Convenzione di Berna, che sono i pilastri cardine per la conservazione della natura. Questa strategia che abbiamo già visto, paneuropea sulla diversità biologica del paesaggio, e molto importante, le convenzioni marine. Qui ho citato quella di Barcellona perché riguarda il Mediterraneo, ma ci sono ovviamente anche per il Baltico, il Mar Nero e gli altri, l'Oceano Atlantico e così via. E infine appunto le conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste. Quest'anno è l'anno internazionale delle foreste ed ha visto un fiorire di iniziative in merito. Velocemente quella che è appunto uscita a maggio, la nuova strategia europea per il 2000, che dice proprio la nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale, cioè fa leva proprio sul fatto che se noi rinunciamo alla nostra natura, al nostro ambiente, rischiamo di perdere quelle che sono le nostre garanzie di arrivare ad avere un domani anche per i nostri figli. Ora non avremo il tempo di entrare nel dettaglio di tutti gli obiettivi, leggo solo la vision per il 2050, che è proprio appunto la biodiversità dell'Unione Europea e i servizi ecosistemici che fornisce, il suo capitale naturale, sono protetti, valorizzati e ove necessario restaurati appropriatamente per il valore intrinseco della biodiversità e per il contributo essenziale al benessere umano e alla prosperità economica, così che i cambiamenti catastrofici causati dalla perdita della biodiversità vengano evitati. Ora, ecco, ovviamente la sostenibilità in agricoltura, in silvicoltura, nella pesca, la lotta alle specie alloctone, la crisi globale riguardano tutto il pianeta, ma ci sono, come evidenziate in questa mappa, delle aree dove questa biodiversità è particolare. E il Mediterraneo, e qui ho evidenziato le 5 aree al mondo dove si trova un clima mediterraneo, è un'area particolare proprio perché ha un concentrato, cioè il Mar Mediterraneo in particolare è l'unico punto, l'unico mare chiuso con 3 continenti intorno, quindi ha una ricchezza che non si può trovare in nessun altro punto del pianeta. E come vedete da questa lista della IUCN, è anche uno dei più minacciati, cioè le specie raccolte iniziano a diventare un terzo di quelle presenti. Anzi, in realtà qui stiamo parlando solo dei gruppi più macroscopici, non si parla certamente degli insetti o delle altre forme un po' più nascoste. Per dare un esempio di quanto questa biodiversità sia importante, appunto sempre la IUCN con Plant Life e il WWF hanno pubblicato questa importante ricerca sul sud-est della regione mediterranea,
identificando le aree importanti per le piante. Qui cito anche una recente pubblicazione sulle aree importanti per le piante in Italia. Ecco, se noi guardiamo questa cartina, le aree in verde sono le nuove ricerche che vengono presentate in questo rapporto, ci rendiamo conto che c'è un'enorme quantità di aree che contengono un valore naturale enorme. E guardate questa tabella, io sono rimasto quasi senza parole. Nelle aree importanti per il Mediterraneo l'Italia ne detiene il 36%, cioè 320 specie su 888 sono veramente una percentuale incredibile. Se poi andiamo a vedere quelli che sono le proiezioni, gli scenari stimati per il 2080 su quello che è il problema più semplice, cioè lo stress idrico, vediamo che qualunque sistema comunque mette le nostre aree, soprattutto nel meridione, in grosso pericolo. Allora, quali sono le armi che abbiamo a disposizione? L'Europa ci ha dato Natura 2000. Che cos'è Natura 2000? È uno strumento per mettere in rete tutte le aree protette, istituita appunto dalla direttiva Habitat, per garantire a lungo termine quella che è la conservazione degli habitat naturali e delle specie minacciate. Perché? Perché poi in realtà se noi rinchiudiamo dentro un giardino zoologico o in un'oasi nel deserto le nostre specie, si verificherebbero dei problemi di inbreeding e di deriva genetica che potrebbero portare comunque la specie all'estinzione. Quindi si cerca di creare un movimento all'interno delle popolazioni naturali che è garantito proprio dalla presenza di queste zone speciali di conservazione istituite ai sensi appunto della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli che nel 2009 appunto è stata aggiornata, la vecchia direttiva era del 79 quindi aveva sicuramente bisogno di un nuovo occhio. Ed ecco che in Italia abbiamo un 20% del territorio, come vedete nella tabella, che è coperto o da zone di protezione speciali o da siti di importanza comunitaria. Il fatto che la superficie totale non sia la somma dei due deriva dal fatto che alcune zone di protezione speciali sono anche siti di importanza comunitaria. Cosa succede adesso? Questa, la spiegazione di che cosa siano i siti di importanza comunitaria, visti i tempi, la saltiamo rapidamente, appunto, cerchiamo di andare direttamente a quelle che sono le cose più importanti. La nostra diversità, in Italia abbiamo tre regioni di paesaggio che corrispondono alle tre regioni biogeografiche fondamentalmente, abbiamo 24 sistemi di paesaggio e 149 sottosistemi di paesaggio. Se guardiamo alla diversità dei suoli abbiamo 34 regioni pedologiche che mostrano la maggiore diversità in Europa, sia per tipo, sia per uso che per biodiversità. Alle volte abbiamo 10 volte le specie che hanno paesi del nord Europa. Perché? Perché le glaciazioni ci hanno spinto giù tutte le specie che poi hanno trovato il micro habitat per rimanere. E se noi andiamo in un dettaglio, per esempio la Puglia, questa scala sembra una regione abbastanza banale e andiamo a vedere poi in realtà come si articola il mosaico ambientale, ci rendiamo conto di quelle che sono le ragioni per cui la nostra agricoltura ha queste peculiarità, per cui la nostra cucina ha tutte queste meraviglie. E i pericoli quali sono? La frammentazione e la perdita degli habitat, la copertura del suolo è chiaramente la distruzione permanente di un habitat. E nuovi dati ci dicono che abbiamo perso 80.000 ettari di suolo, nonostante siamo un paese che non ha crescita di popolazione, quindi c'è veramente una perdita di attenzione. Questo volume appunto sullo stato della biodiversità in Italia raccoglie tutta una documentazione delle ricerche, ma appunto alla voce minacce della biodiversità poi si dimenticano la parola inquinamento,
Per cui ci troviamo, come l'asino di Buridano, in una situazione in cui da una parte prendiamo degli impegni a livello internazionale, quelli appunto che abbiamo già citato, e dall'altra ci troviamo come la Convenzione di Stoccolma, che è stata firmata nel 2001 e che non è mai stata ratificata, per cui non abbiamo nessuna azione di governo nella nostra legislazione che ci protegge completamente dall'avere diossine, PCB e altri prodotti tossici, genotossici e quant'altro nell'alimentazione. Infatti appunto in questi 10 anni abbiamo visto, questa non è Napoli, questa è proprio la periferia di Roma, in una zona dove io vado a fare metano, e in cui appunto la problematica sta raggiungendo veramente livelli sempre più difficili. Ora, la strategia nazionale risolve tutta una serie di problematiche, perché si indirizza direttamente a quelle che sono le aree di azione. Però adesso, saltando tutto il discorso sulle aree protette e sul fatto che solo una piccola parte dei nostri parchi ha dei piani del parco che rendono poi operativa la loro conservazione, ci rendiamo conto che c'è anche bisogno di mettere appunto in collegamento le diverse aree, e per questo appunto volevo fare un po' di pubblicità progresso su questo nuovo rapporto che è stato fatto sulle reti ecologiche nella pianificazione ordinaria, in particolare delle province. Questi sono i piani territoriali delle province, in cui si vede comunque che gran parte dell'Italia ha preso in considerazione questo problema, e quindi ci auguriamo nel prossimo futuro di poter avere diciamo delle risposte. Oltretutto abbiamo avuto proprio recentemente una serie di normative che sono fondamentali, per esempio appunto il decreto legislativo 190 del 2010, il 205 del 2010 che rivede tutta la politica sui rifiuti, e il decreto legge 138 proprio di Ferragosto che in qualche modo ci mette al riparo da quelle che sono le cose. Poi volevo fare così una finestra su quello che è stato il più grande disastro di questi anni, e che è passato completamente in sordina, perché sembra molto lontano, ma in realtà il Golfo del Messico, gli effetti della corrente del Golfo si vedono. L'idea che siano state sversate milioni di tonnellate di disperdente, mettendo praticamente disponibili per la natura tutto quel greggio, rende veramente fa preoccupare veramente. E questo appunto, altre iniziative sono questo Comitato Paritetico per la Biodiversità, l'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità e un tavolo di consultazione che prenderà presto l'avvio, appunto per cercare di non farsi inseguire dalla natura. E poi appunto vi ringrazio per l'attenzione, e spero appunto che il vostro contributo possa essere fondamentale per quelle che sono le sfide future. Grazie. Ringraziamo il dottor Iacomini anche per la tenuta dei tempi. La relazione del dottor Iacomini stimola moltissime curiosità e domande. Io ne avrei diverse, ma invece di fare da parte del leone vorrei passare al pubblico la possibilità di fare qualche domanda. Prego, aspetti un attimo che le passano un microfono. Una domanda, mi dispiace. Cortesemente, nome e cognome a Firenze. Era una curiosità che un po' mi faceva piacere se ci fosse rimasto il rappresentante del governo. All'inizio mi è parso di capire, no, che ci sono delle zone in cui c'è questa abbondanza di metano, al punto da temerne lo scoppio, no? Ma non si potrebbe pensare di utilizzarlo e farci pagare un po' meno la bolletta? Era un messaggio anche per buona, il ministro. Buona domanda. Grazie. Beh, credo che sia una domanda retorica, sarebbe auspicabile che vengano fatte queste attività, assolutamente. Naturalmente, più che scoppiare, diciamo, il rischio è che moltissimo carbonio ripassi in atmosfera e quindi crei i problemi a cui facevo riferimento prima, che sono forse ancora più gravi.
Ci sono altre domande? Prego. Salve. Io in doppia veste, uno come consigliere regionale del WWF e l'altro come biologo. La sua relazione è stata bellissima, tra l'altro mi ha aperto diverse strade di comprensione. La prima è, come biologo, poche istruzioni dall'uso per agire, per migliorare o conservare l'ambiente. La seconda, come WWF, questa strategia sulla biodiversità si scontra apertamente con, ad esempio, non ho visto i SIC presenti in aree marine, con le trivellazioni che interesseranno tutto il mare Adriatico. Quindi la domanda specifica, quali sono gli strumenti per conservare la biodiversità al di là di tutte le convenzioni e per contrastare ad esempio le trivellazioni in Adriatico con delle tecniche molto invasive tipo l'air gun che ad esempio interesserà proprio in Puglia, di cui vedevo tra l'altro nell'ultimo rapporto manca la provincia Abbat, quindi evidentemente quel rapporto è un po' vecchiotto. Nella provincia Abbat interessa ad esempio tutto il Posidonetto San Vito, che è un sito di importanza comunitaria, e interessa l'oasi marina di Torre Guaceto, interessa la istituenda oasi marina di Otranto, interessa le aree marine del Tarantino. Cioè, poi alla fine di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro, uno strumento di strategia globale come le convenzioni sulla biodiversità contrastano con diciamo un decentramento dei poteri in maniera di gestione in materia di gestione del territorio dati ai comuni, quindi i piani urbanistici generali, ma anche i piani territoriali regionali. Molto spesso, anzi sempre, non viene tenuto conto di queste convenzioni, assolutamente, sono solo convenzioni sulla carta. Quindi la domanda era come fare. Beh, ti ringrazio perché è sempre importante dare delle risposte al territorio. Quello che ti posso dire è che sicuramente fino a che non avevamo una strategia nazionale questi argomenti non sarebbero mai potuti arrivare al tavolo politico, diciamo, in cui gli amministratori fanno i conti anche con questi tipi di problemi. Sicuramente il fatto che a livello europeo sia stato deciso di adottare nella strategia europea l'approccio ecosistemico. L'approccio ecosistemico non è semplicemente tenere conto degli ecosistemi, ma anche avere un atteggiamento partecipato e compartecipato con tutti gli strati della popolazione, cioè dal singolo cittadino fino all'associazione, alla Camera di Commercio e così via. Cioè, tutti i livelli devono essere coinvolti nel processo decisionale. E questa è la grande sfida, cioè in Italia noi non siamo abituati ad avere questo tipo di atteggiamento ed è per questo che appunto il nostro ruolo di biologi deve essere anche quello di andare a bussare alle porte, tra virgolette, importanti, dicendo adesso ci dovete dare ascolto. Dobbiamo cercare di... perché poi nulla è impossibile, noi siamo un paese che... appunto si è ricostruito dalle macerie ed è diventata una potenza mondiale, abbiamo delle risorse enormi, dobbiamo imparare a sfruttarle semplicemente facendo conto del fatto, io quest'estate sono stato proprio nei posti che citavi tu in vacanza, che abbiamo delle enormi potenzialità che non sappiamo sfruttare perché magari appunto pensiamo che lo sviluppo economico sia dovuto solo all'industria o solo al commercio, quando poi in realtà un'adeguata e oculata gestione delle aree protette e della natura permette comunque un introito enorme per le casse dello Stato. Quindi è proprio nell'idea, cioè il WWF nasce proprio come un'associazione a scopo di lucro per l'ambiente. Beh, è un fondo, quindi in qualche modo comunque raccoglie dei soldi. Onlus, No, lo so che è un onlus, però voglio dire, se fosse fondi per l'ambiente. Cioè. Trovare fondi per l'ambiente è possibile, quindi è la matematica dimostrazione che effettivamente si può fare qualche cosa con l'ambiente e il nostro bel paese meriterebbe veramente di essere valorizzato e non depresso. Cioè, io vorrei andare in un parco e trovare
tutti i servizi che vorrei avere in quel parco e non ci sono mai, mentre invece trovo sempre la discarica non autorizzata, il problema col traffico, cioè delle situazioni che con un minimo di pianificazione sarebbe facile eliminare alla radice. Quindi organizzandoci meglio possiamo risolvere tante cose. Certo, è più difficile e faticoso costruire che distruggere, questo è certo. Quindi è giusto una, sì, no, per esempio è stato interessante il discorso che molti parchi nazionali non hanno il piano del parco. Ad esempio il parco del Gargano, che ha una elevata percentuale di biodiversità, faccio un esempio come tante, le orchidee selvatiche sono bellissime, sono tante, sono varie, ma la stessa Puglia è proprio una culla della biodiversità, se non altro per esempio perché ha i muretti a secco, dove si sa ai piedi dei muretti a secco ci sono tanti esempi di biodiversità. Gli unici strumenti operativi che abbiamo in questo momento per impedire, ripeto, interventi che possono minacciare la biodiversità sono purtroppo i ricorsi al TAR contro le varie società che hanno ottenuto le autorizzazioni da parte del Ministero dell'Ambiente. Per cui a me sarebbe stato interessante interloquire anche con il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, che continuano a dare queste autorizzazioni per le trivellazioni, sapendo benissimo che le trivellazioni in Adriatico porteranno fuori un greggio che è di scarsissima qualità, quindi non si capisce bene perché stanno facendo queste trivellazioni e vogliono fare queste trivellazioni in Adriatico. Quindi grazie. Questo è, diciamo, la denuncia che voglio fare in questo momento. Grazie. Grazie. C'è un aspetto secondo me molto scientifico che però diciamo che è oggetto della discussione scientifica internazionale oggi e che riguarda oggettivamente anche la misura della biodiversità, no? Cioè l'utilizzo di indici e di strumenti, alcuni dei quali sono ormai, diciamo, molto discussi, no? Nella comunità scientifica. Uno degli aspetti che per esempio dovrebbe essere preso in considerazione, ma lo è poco, è il fatto che oltre, diciamo, ad un aspetto che riguarda la riduzione della diversità biologica o chimica o fisica, diciamo, abbiamo un aspetto che riguarda invece il cambiamento della diversità, che insomma nessuno, forse quasi pochissimi parlano. In realtà, diciamo, noi abbiamo avuto finanziato un progetto del Ministero dell'Agricoltura sulla diversità biologica, in agricoltura biologica, dovuto al fatto per esempio dell'ingresso anche in agricoltura di nuove specie vegetali che non sono, diciamo, autoctone, come per esempio delle felci nei pascoli, che hanno poi degli effetti tossicologici importantissimi per gli animali e quindi anche indirettamente per l'uomo, oppure la diversità biologica di ambiente marino che sta cambiando completamente da decine di anni. Ci sono tracce di documenti scientifici che dimostrano la presenza per esempio di crostacei o di gasteropodi o di altri tipi di animali che hanno invaso, o di alghe, diciamo, gli effetti delle alghe tossiche per esempio sui nostri litorali, che hanno completamente cambiato la diversità biologica. Quindi non abbiamo soltanto un problema legato alla riduzione in alcuni casi, quindi insomma allo spegnimento di alcune nicchie ecologiche, ma addirittura un cambiamento. Ah, ma per questo che avremo bisogno di una giornata intera per discutere di questo problema, perché io avevo messo dei riferimenti sia alle attività che stanno portando avanti dei colleghi proprio sul problema delle specie invasive aliene, sul problema della banalizzazione delle comunità. Me la cavo con una battuta: c'è un libro di Moreau dell'anno scorso che parla proprio dell'ecologia delle popolazioni e degli ecosistemi, e dice sempre: chi si occupa di ecosistemi non parla con chi si occupa di comunità, pur essendo lo stesso argomento, c'è questo settorialismo, e invoca proprio una trasversalità, cioè noi purtroppo siamo abituati a lavorare, a spaccare il capello in quattro, ma non sapere che cos'è la forfora. Quindi dovremmo cercare un attimino di allargare i nostri orizzonti e di parlare anche col nostro vicino di stanza. Io mi trovo in un istituto enorme dove veramente per sapere che cosa succede nella stanza accanto mandi una mail. Sì, mandi una mail, ecco. Non c'è mai un'occasione in cui uno dice: ma quanto di quello che tu fai per esempio sui fitofarmaci poi rientra nel lavoro che faccio io sulla biodiversità del suolo? È chiaro che ci sono infiniti, però si lavora settorialmente, e invece appunto avere un approccio ecosistemico anche al proprio lavoro vuol dire anche cercare di non tenersi chiuso nel cassetto il proprio tesoro
pensando che sia valorizzato, ma condividerlo anche con chi magari lo sfrutta solo in minima parte, perché sì, sì, per il suo lavoro però è fondamentale avere quell'informazione. Ma è corretto, diciamo, quello che dici, soprattutto perché in realtà ci sono anche scarse conoscenze in alcuni casi. Ci sono gli studi recenti che dimostrano, per esempio, che delle monocolture di mais in realtà non deprimono la diversità biologica dal punto di vista con misure fatte di biologia molecolare, per esempio, ma magari la condizionano in altri aspetti. Quello che viene depresso in questo caso nell'agricoltura sono le micorrize che vivono nel suolo e che danno poi la vera sostenibilità alle piante. Quando queste micorrize vengono messe a rischio dall'utilizzo indiscriminato alcune volte o esagerato di alcune sostanze, chiaramente si hanno degli effetti anche a lungo termine, cioè si rischia di portare a desertificazione intere aree agricole, come è successo nella piana di Noto per il Paghino, per non dare nomi a qualche cosa.